partirei da questa ultima tua esperienza a Tokyo 2020. Un'avventura importante, un argento importante. Che Olimpiade è stata? Tokyo è stata la mia 11ª Paralimpiade, dunque una Paralimpiade che ho voluto, che ho lottato per avere, anche perché il periodo non è stato semplice, è stato post-Covid, anzi durante Covid, ed è stata molto particolare perché è stata un'Olimpiade a porte chiuse e è totalmente differente da quello a cui ero abituata. Dunque per me è stata brillante ma anche opaca. Brillante perché comunque ho vinto un bellissimo argento, la mia 14ª medaglia, la mia 3ª disciplina, e dunque è stata un'esplosione di gioia, però opaca nel senso che a porte chiuse è mancato tutto quello che è poi un'Olimpiade, perché l'Olimpiade non è solo la competizione e il risultato, ma è tutto l'insieme, il pubblico, gli altri atleti, la convivialità, lo stare in compagnia, ma comunque è sempre una bella Olimpiade perché i giochi olimpici sono sempre una grande emozione e il risultato di un percorso, e dunque dai, un'esperienza da mettere nel cassetto insieme alle altre. Se Tokyo è stata l'Olimpiade quella un po' più a toni sommessi, qual è quella che ricordi con maggiore emozione? Sicuramente una che ricordo in particolar modo è stata Vancouver, perché Vancouver, non perché poi alla fine ho vinto, ma perché era la scommessa vinta. Avevo, dall'atletica leggera ero passata allo sci di fondo con Torino, ma Torino ero restata, avevo iniziato da poco. E quando sono arrivata a Vancouver, alla cerimonia d'apertura, ricordo di aver avuto dei brividi che mi percorrevano la schiena, che non capivo cos'era, e poi alla fine ho capito cos'era, era la mia Paralimpiade. Dunque Vancouver sì, poi ho vinto la medaglia d'oro nel giorno del mio secondo compleanno, il giorno del mio incidente, dell'anniversario del mio incidente, insomma tanti segnali, no? E allora Vancouver mi è rimasta veramente nel cuore. Questo libro che hai scritto è una raccolta di memorie, di aneddoti, di pensieri legati allo sport ma anche alla tua vita. Come è nata questa idea? Ma questo libro è un insieme di tante cose. Raccontiamo, sì, è vero, la mia vita sportiva, ma anche lo sport paralimpico, lo sport e lo sport paralimpico, il cambiamento di un'Italia, perché io nasco negli anni 70, dunque racconto l'Italia degli anni 70 e racconto l'Italia dei giorni d'oggi, come siamo cambiati. E dunque c'è tanto in questo libro. Quest'idea è nata perché la gente vuol sapere di me, e allora ho pensato che fosse il caso di metterlo sì nero su bianco e raccontare. E mi piacerebbe che da questo libro le persone che lo leggono possano trarre qualcosina che migliori anche di una virgola la loro vita, con ispirazione, qualsiasi cosa. L'importante è che porti qualcosa di positivo nelle vite delle persone. Quanto è cambiata l'Italia nell'atteggiamento e nell'attenzione nel mondo dello sport paralimpico? Siamo cambiati tanto, ma è cambiata la mentalità della gente, e penso che la mentalità della gente sia cambiata grazie anche allo sport paralimpico, grazie alle televisioni che ci hanno mostrato e alla maniera con cui ci hanno mostrato. Inizialmente si parlava con parole di pietismo. E abbiamo subito degli anni in cui venivano dette delle cose che ci facevano veramente male, ci laceravano, però chi dura la vince. Abbiamo continuato a mostrare la nostra professionalità, le nostre prestazioni, e la gente ha capito, e adesso veniamo raccontati per bene. E dunque, come veniamo raccontati, veniamo anche intesi. Dovremmo essere ancora più mostrati, raccontati, e dovremmo avere un po' più di sostegno. Noi dovremmo avere dei centri in ogni paese, in modo che qualsiasi ragazzino, persona che acquisisca una disabilità o abbia una disabilità, possa iniziare tranquillamente a fare sport. Non deve per forza diventare un campione, assolutamente, però deve avere la possibilità di fare attività sportiva. E anzi, io ho detto centro paralimpico, io vorrei che fossero centri non paralimpici, fossero dei centri aperti a tutti, nel senso un centro sportivo che possa dare la possibilità alla persona con disabilità e non di fare attività insieme. Ecco, possiamo crescere solo se faremo comunità. Non faremo più distinzione, ma inizieremo a fare attività insieme.
così potremo crescere e cambiamo la mentalità già dai bambini e poi da adulti sarà tutta un'altra cosa.